La nostra nave è arrivata. Ciao. Grazie all'aiuto del Mac che ha dato un'infarinatura generale su Underworlds. Grazie Mac. Che... Doc. Anche perché ti aspettavo te, Nico. Ritirati, io. Doc. Per vabbè. Vincere avresti insegnato qualsiasi cosa. No, assolutamente, sono sì. Mica paesiello io. Sì. Oh! Solo io devo beccarmi. Poi gli hai tirato anche il reciproco. Comunque, no, mi è arrivata, abbiamo creato il campo. Quello che dobbiamo fare adesso è spareggiare per vedere chi inizia. Quindi prendi 4 dadi, tirali lì e vediamo quanti critici fai. Fai un critico e un mezzo supporto. Tanto. Togli pure, così tiro io i miei. Io faccio nulla, ma ho un critico perché ho finito di schierare per primo. Tu però, avendo fatto il mezzo supporto, puoi scegliere chi inizia a giocare. Quindi hai vinto tu questo spareggio. Inizi tu o inizio io? Inizio tu. Inizio io, ok, quindi. Prima cosa che bisogna fare è girare il token dell'attivazione e io scelgo Kartaen, Landcaller e uso la sua azione Corno da caccia. Quindi quando faccio un'azione attacco posso ripetere i tiri del dado scartando il segnalino corno. Fatta l'attivazione. Posso leggere le tue certo, carte? Se vuoi vedere. Sì, perché non è che mi fidi certo. Tanto di te. Controlla pure. Intanto, mentre leggi, c'è il passo potere. Si sa mai che questo dice, il mio personaggio, due glorie gratis. Sono d'accordo con te, ma anche no, pubblico no, a casa glorie gratis, con no. Te. No. Comunque, io in passo potere sì, non faccio. È vero. Fatto bene. Io in passo potere non faccio niente. Tu hai carte potere da giocare? Quelle nella bustina blu? Che sarebbero quelle con... Sono o quelle con lo spadino, oppure quelle con la rotella della pizza. La rotella della pizza? La fetta della pizza. No, cioè, ho le spade, sì, ma sì, la pizza cos'è? Le spade e le rotelle, sto facendo per prenderti in giro. Vabbè, le spade ce le ho, io ho anche le rotelle. Vuoi giocare qualche spada? No, non penso. Non penso, vero, sì. No, non penso. Okay. Non pensa neanche sì. Allora, entrambi abbiamo passato, quindi... La prima attivazione. No, ma toccare. Spieghiamo perché. Perché io non ho mai giocato, però piacendomi mi tengo vicino. Non è che voglio proprio perdere in modo così clamoroso, quindi assorbo un po' di. Ma il mazzo di Nico è da torneo, ragazzi, io sì. Lo dico. Solo razziali. Sì. Anche quindi non hai fatto niente. No. Quindi tocco neanche, io. Quindi tocca a te. Giro. Prima attivazione. Ok. E adesso devo inizialmente individuare. Chi è chi? Con questa banda esatto. È una cosa che ho notato. Esatto. Allora, voglio lui. Il picchiatore grosso, che è lui. Sei sicuro? Sì. Ok. Si ha l'ascia grossa e la testa mozzata in mano, quindi è lui. Lui muove di 4 esagoni. E quindi? Quindi ti può muovere di 4 caselle. 1, 2, 3 e 4. È una carica o un movimento? Movimento. Movimento e basta? Ok, quindi mettiamo i segnali di movimento. Fidati. Ho fottuto con i... Hai fatto la tua attivazione? Hai carte potere da giocare? Adesso controlliamo. No, non ce okay. Vediamo. Neanche io. Neanche questa. Allora. Leggila bene. Ma visto che qualcuno qua mi dà del codardo. Lui, non io! È stato lui l'intraprendere con me. Ma lui non sta giocando con me. Io me la prendo con te, ma me la con lui sempre. Ma devo spaccare il tavolo adesso. È vero che capire, io proprio. Tanti modelli non sono miei. Fa un'azione attacco. Sì, vabbè. Quindi due dadi martelli con danno 2. Speriamo che fai niente. Su il bestione. Niente. Niente. Assolutamente niente. Spara in bocca, spara in bocca. Niente carte potere per me. Tu hai carte potere da giocare? Sì, quella che ho detto prima. Ok. Quindi più un dado alla prima azione attacco agitata 1-2 svolta da un guerriero amico nella prossima attivazione. Quindi il tuo bestione qui tira un dado in più. Questa la butto. Sì, quella cioè, che scarta. Una volta usata poi mi riscarta. Quindi, secondo round tuo? Sì. Segnalino. Ok, cosa fai adesso? Stavo per dire cosa vogliono, cosa devo fare. Cosa fai adesso? Voglio dare una moneta paesello. Quindi, lui tira. Immagino tu voglia menarmi. Sì, esatto.
Simo, con queste domande un po' passive dove ti aspetti una risposta, dammi la risposta direttamente. Ma il mio, modo migliore no. per imparare è questo. E mettere ansia. Educazione siberiana. No, non c'entra niente, Doc, non capisco perché. Aspetta, allora non confonderla. Non confonderla. Lui tira due dadi. Cosa? Ma come? Lui tira due dadi. Okay. Più uno per la carta che hai giocato. Quindi quanti ne tira? Tre. Ok. Tanto vorrei dire bravo Nico che ha sistemato quello che doveva sistemare. Aspetta, aspetta, però lì hai dei dadi sbagliati. Devi tirare i dadi bianchi, i dadi attacco. Quindi tiri tre dadi bianchi. Ed è in cerca di martelli. Vado. Ma guarda, è perfetto. Zio Poti è martellata. Allora, un critico e un martello. È diventato liscio di colpo. Io tiro un dado in difesa. E quindi? Quindi lo prendo in quel posto. Vuoi fare una foto? No, no. Poi la incorniciamo, Nico. Questa è tua, impara bene. Vuoi fare una foto? L'ho già sentita da qualcuno. Così poi la incorniciamo, te la comunque, mettere in bagno. Perché non posso parare questo colpo? Perché io tiro solo un dado di difesa. Sei troppo debole. E io ti ho fatto due danni, no? Lei ha tirato un martello, quindi un successo, e un successo critico. Io con solo un dado di difesa, nella migliore delle ipotesi, posso parare un critico. Però questo qui passa. Quindi se anche ottengo un dodge per parare il colpo normale, il critico passa. Quindi, morale della favola, prendo le mazzate nella faccia. Quanti danni mi fai? Tre. E lui muore. Cosa succede quando un guerriero nemico muore? Io guardo. Ti prendi la gloria. Stavo per dire una cosa, che sapevo. Che la metto sul mio personaggio. No, no, te la tieni qua. Qua di fianco. Okay. E così adesso posso usare le rotelle della pizza. Esattamente, adesso puoi usare le rotelle. Quindi, hai delle rotelle che vuoi giocare? Che voglio giocare non penso. Deve succedere un'altra cosa. Può conseguire degli obiettivi e guadagna un altro segnalino rituale. Ah, adesso c'è arrivato. È la prima volta che li vedo. Perché? Perché c'è scritto perché... Ah, perché ogni volta... Ogni volta che un tuo modello uccide un mio modello, ti prendi un segnalino rituale. Cioè, vuol dire che questo a fine giornata sarà pieno di questo. Se non li usi, sì. Se giochi contro Nico, sì. Dipende. Guarda che sono potente, sì, non davvero. Che... Allora. Sono venuta proprio da bulletta, ti sono venuta davanti. Nella mi stai giocando da naso, naso. Ce l'ha fatta box art. Ma questi qua si rimangono girati perché indicano i turni fatti. Quindi, tu giochi carte con la tua gloria? No. Io nemmeno, anche perché gloria da spendere non ne ho. Nella mia terza... Tu non hai preso neanche un soldo, vero? C'è una gloria. Dico, fagli vedere lo stile della box art con questi volgari da parchetto. Lui si muove qua. E la mia azione è finita. Non gioco carte. Ah. Io posso attaccarti? No, perché hai range 1. No, dovevo usare proprio lui, mi ero dimenticata. Io ho mosso lui sull'obiettivo 2. No, nel mio passo potere non gioco carte. Sì. Tu giochi carte nel passo potere? Giochi carte di questo qua blu? No. Ok, allora terzo turno tuo. No, perché ognuno usa i propri termini, quindi avendoli imparati con quelli di Simo e lui mi ha parlato c'è lo slang di carte, sì. Lo slang da parchetto. Lo slang. E quindi è più difficile. Terza attivazione. Vai. Mi guardare come se ti aspettassi che facessi qualcosa. No, no. E allora... Beh, visto che è il tuo turno, penso che siano lecito. Commenti fuori campo, un po' tutti se lo aspettano. Proprio quindi. Fuori luogo. Uno, due, tre e quattro. Tu ti chiedi perché? Perché è mio vicino. Così posso ucciderlo. Sì, scrivi qui, giusto, no? Sì. Uno, due, tre e un altro per muoverti. Quattro ti muovi. Ah, non conto anche la casella su cui no, ero? No. Ne hai ancora un altro. Okay. Ti muovi lì. Ero più sicura, spero non indietro. Ti muovi o carichi? Vuoi che carico? No, no, è una domanda la mia. Ti muovi anche o carichi? Anche la mia. Vuoi che carico? No, cioè, vedi tu cosa fare. Vedi tu cosa ma fa. Se carico posso solo caricare. Puoi solo fare quello poi. Quindi ti muovi? Va bene. Ti già abbastanza confusa di suo. Carte? Il miglior modo per imparare è tramite le domande. Giochi carte? No. Ci provo a guardarle tutte e allora, due, magari cambia. Nella mia ultima... Muovo lui qua. Giro il token.
E lui si muove qua. Basta? Basta, non ho carte da giocare. Allora sì, provo a attaccarti col mio schifo piccolo cacciatore. Due dadini bianchi. Che è molto debolino. Devi fare spade. Niente. Quindi niente. Hai carte da giocare? No. Nemmeno io, quindi abbiamo finito il round. Fase? L'ultima? È l'ultima. Fase? Fase? Com'è che si chiama? Fase? Finale. È l'ultima? Sì. In cui? La fase finale. In cui, a partire dal giocatore in turno, finale. Ma no, ma guardano. Si chiama fase? Ultima. È l'ultima? Fase? Ultima. Ultima. Ha un nome preciso. Finale. Allora, che poi c'è la gabola, c'è la fase finale finale. Perché cosa dice? Perché dice che... Scemo chi legge. Sì, ma cosa che dice? Allora, no, praticamente se io ho delle... Con un'azione attacco che avversario un guerriero che non ha punti ferita, secchi quel guerriero, prendi un punto gol. È un immediato? Sì, è un immediato. Ah, era da conseguire prima. Da conseguire prima, vabbè, ok. Ok, l'immediate, spieghiamo cosa sono le carte immediate. Sono carte che quando si verifica la condizione segnata sulla carta permette di guadagnare subito le glorie segnate. E non di aspettare fino alla, non di aspettare fino alla fase finale. Ah, quindi questa è la quando prima. Quando le hai ammazzato, se potevi conseguirla subito. Quegli altri due invece non. Poi quando si conseguono gli immediati si ripesca subito un'altra carta obiettivo. Allora io conseguo Urlo delle Lande Selvagge, cioè se Kartaen ha fatto un'azione corno ed è vivo. Quindi qua. E conseguo anche Riti di Purificazione, cioè controllo tutti gli obiettivi nel territorio di uno più giocatori. Uno e due. Quindi prendo ben due glorie. Quindi finisco il round a tre glorie. Tu usi quindi qualche... Io sì, ne ho usata una per dare il ciondolo della salute a lui, che è il cacciatore. Della salute. Riduce di uno il danno. Dopo la paia della, se mi fai danno 3, in realtà fa danno 2. Ok. Quindi, secondo round. Però per me non è tanto saggio. Vediamo. Secondo round. Quindi, altro spareggio. Io faccio un critico e un mezzo. Tu fai solo un mezzo. Quindi scelgo io chi inizia per primo. Fammi vedere se sono truccati. Perché mi ha fatto il critico? Evidentemente truccati. Evidentemente truccati. Comunque, vai. No, non ci provare, no, a toccare i miei dadi. No. Giù le mani. I miei dadi. Visto? Assolutamente non hai fatto il critico. Avendo già constatato che la partita è truccata, pesati, quindi facciamo finta di divertirci e giochiamo ancora. Allora, io realizzavo adesso che tipo Nico usa per curare i ciondoli. Sì, è così. Allora, inizio io. Prima cosa, lui tira una freccia su di lui. Mi servono due dadi. Lui è questo? Lui è... Sì. Oh no. Tira. No, lo scudo. Due dadi, devo fare martelli. Un martello. Io quindi posso provare a pararmi, sì, con un piccolo dado. Così nero. Sì. E devi ottenere o la freccina o il critico. Il critico para tutto. Non quello. Allora, sono un danno. Quindi un danno. Un dannino leggero che assegniamo a lui. Allora, nella prima ho fatto questo, in passo potere, spendo una e do falcata lunga a quello col corno. Più due movimento, quindi muove di 6 esagoni adesso. Tu hai carte da giocare? No. Allora vai con la tua prima attivazione. Attivazione. Gira il segnalino. Cosa sul campo, che cosa sta per succedere? Che sto per perdere, Simo. No. Cosa vuol dire che sta per succedere? Ma guarda il campo, no? Ok, cioè praticamente uno degli elfi è già un insaccato fondamentalmente. Questo qua? Sì, cioè, quindi dici, brutto. Ma dici di riattaccarlo? Io qua sì, probabilmente. Ma lui sì, lo devo avvicinare. Certo, carica. Ah, ok, ti carico. No, questo è bloccato. Perché è bloccato? Perché c'è il bordone. Come se ci fosse un altro. Ah, ok, non l'avevo visto. Ok. Quindi ti devo attaccare, sì, con quelli neri però. No, quelli bianchi. No. Quelli neri li uso io in difesa. Ok.
Ce la faremo per la fine? Ma va, due. Ma hai imparato come insegnanti straordinari al lavoro. Quanti ne tiri, quanti ne tiri? Per sopra non fa. Dove sono? Questo è? Lui. Quanti ne tiri? Due. Che super saccagno! Che legne! Si è alzato anche Paio, un toro tipo il emette un rituale. Che bestia da sport, Madonna. Hai scala da giocare? O hai conseguito obiettivi immediati? Io se questo va bene, non te la rinfaccerò per te. Non è toro. No? No, vero, cioè... sono... No, no. Tocca a Nico. Tocca a me. It's okay. Ma esiste anche la ritirata? No. Cioè, in che senso la ritirata? Il concedere direttamente o come azione? Se stai perdendo. Vabbè, di quello di ogni gioco. Gioco. Sì, sì, quello di ogni gioco. Sì, Nico l'ha fatto più volte. Non ce l'ho proprio. Ma che faccio? Allora. Sto sudando. Allora, un consiglio. Ha capito? Adesso vediamo i consigli. No, non dagli aiuti, no, faccio farcela da solo. Sono squalificato alla Fantozzi. Faccio una carica. A lui? Sì. Due dadi, martelli. Due martelli. Ok, quindi? Io lo cerco di parare, però... Allora, come puoi parare due martelli se hai solo un dado difesa? Critico. E che cazzo? Devi fare il punto esclamativo. Magari. No. Sono due. Due danni su è morto leader. No, ne ha quattro. Dov'è? Ah, su lui l'hai fatto. No, lui, su lui l'hai fatto, ancora peggio, eh. Lo so, ma mi serviva. Dov'è il mio danno? E qua. Dammi un danno. Due. Uno, due. Dammi un danno. Ok, fair play, però. Perché intendevo che uno lo mettevo io e uno tuo, perché io condivido anche i danni. Questo qua non sarebbe. Allora, io spendo una gloria. Ed è anche un spendaccione. Anzi, no. Perché ho questa carta che... No. Sono confuso. Sta andando in casino. Quindi... No, niente, non la spendo neanche. Ho fatto confusione. Guarda, Nico, stavo per dire il però parlo. Lui che ha caricato si esalta, perché quando hanno un segnalino carica si esaltano. Io ho tre soldi, se non potremmo anche dire. Ma si è esaltata anche lei con tutti, perché due dei soldi sono fuori. È vero, sì. Quindi tu adesso giri tutte le carte. No, lui ha quella che fa gloria se ce li ho esaltati. Io devo averli esaltati. Ah, i tuoi, non i miei. Non esiste una carta così. Perché in Magic esiste, io stiamo giocando a Magic. No, lo so, però tante cose le ho capite proprio perché giocando a Magic erano. Cioè, ma non è Monopoli carte. Questo? No, è fisico. Ci può stare? Sì. Che è lui. È lui, quello con tutti i segnalini del mondo. Ricordati che scartando un segnalino rituale puoi ripetere un tiro. Un dado quando attacchi. Quindi tu ne hai già tre segnalini rituale, giusto? Prima di tirare i dadi puoi dire ne spendo uno, ne spendo spendi uno. Ne almeno uno, che se almeno c'è un dado che non mi va bene, lo ripeto. Due dadi, ma ripetendone uno. Con un ovviato. Direi ottimo che conviene ripetere. C'era il rituale, uno binalo, ritiralo uno. Ok. Niente. Niente. Carte da giocare? Tu? Carte da giocare? Sì. Giusto per essere sicuro. Sì. Gioco. Colpire all'unisono. La prima azione attacco agitata 1 o 2 svolta da un guerriero amico nella prossima attivazione ha più 1 danni per ogni guerriero amico di supporto. Nella mia terza attivazione galop. Vuoi attaccare ancora lui? Che è il bagaglino. Fermo un dadino in più, perché ne tira 3. Sono tutti successi. Non lo puoi parare. Non lo puoi parare. Quindi è morto? Sì, sono due danni. E lui si esalta. Io prendo un soldino. Non gioco carte. Se tu hai carte... Sì. Altrimenti avevo il tuo terzo round. Beh, tu hai attacchi a distanza. Quelli hanno già caricato, quindi non possono muoversi. E qui lancio tutti i calettini. E ok, pian pianino glieli fai fuori, eh. Lui ha l'arco, è in range su di lui. Lui qual è? Quello con un danno? Lui no? È... no, questo qua. Potresti già sparargli, continuare a sparargli provo a spararti al leader. Ok.
tre dadi, devi fare spade. Due, tre. Niente. Carte? Carte, allora fai così. Allora, in questo caso noi abbiamo uno dei nostri che ha una ferita addosso. Quindi forse è il caso di iniziare a spendere della gloria e gli diciamo che le sue azioni attacco hanno più un danno. Se lui ha una ferita, oppure se il bersaglio ha una ferita. Io non ho carte da giocare. Nella mia ultima, 1, 2, 3, 4, 5, faccio una non carica con il leoncino. Non farmi arrabbiare col micio, Il leoncino tira due dadi, spade, e danno uno. Quindi non te lo ammazzo, o sì, no, no, non te lo ammazzo perché lui. Niente. Ok. Niente, perché lui fa spade. Però avendo caricato, si esalta. Non ho carte da giocare, vai tu con la tua ultima attivazione, se non hai carte. Beh, uccido il leader. Ci riprovo. E cosa posso fare? Non è che posso far tanto. Beh, anche il cornino, secondo me, ce la fai. A prenderlo. E col tipo con l'arco di raggio, cioè tu più un danno perché lui c'ha una ferita addosso. Utilizza questo, che questo sta per crepare. Potenzialmente me lo ammazza anche, perché puoi anche spingermelo qua. Va bene, va bene. Allora ti colpisco. Vai, quanti dadi tiri? Due. Due? Sì. Due spade. No, tenta. Tre cosa? Perché c'è... No, cosa dice la carta? Tutte le azioni attacco, gittata 1 e 2. Quindi non puoi usare l'arco, devi caricare andare in per faccia. Forza. Caricalo. E posto? Sì, sì, certo. Non è ancora mosso né caricato. Ah sì, ma non ho nessun segnalino. 1, 2 e lo carichi lì. E tiri tre dadi. Devi fare le spade. Due. Qua posso provare a pararli perché ho due dadi difesa adesso da esaltato. C'è un critico e una spada, quindi devo fare un critico e una freccina. Una freccina. Oppure un doppio critico. Sfiga i tuoi dadi, sfiga i tuoi dadi! Sono due danni. Due danni. Sul cornino. E volendo, avendo, non avendo io fatto critici in difesa e tu avendo fatto un'azione attacco con successo, puoi spingermi. Devi spingermi più lontano, no, non è fisicamente, ma la miniatura. No, se no lo ammazzo. Puoi spingermi o qui, ma è bloccato quindi non si può, o qui, o qui. Cioè, se mi spingi qui dentro, muori perché... ci muoio. E indovina chi l'ha messo questo qua? Quindi lui va sul letale, muore. No, no, va bene. Ha preso la cosa più... un'altra gloria. E visto che è morto, ti prendi un altro soldino. Non so se hai mutato, Sì. Le va la carica lì, va. Sì, quello lì è bello che è andato. Ok. Ok, hai carte da giocare nell'ultimo passo potere. Faccio finta di controllare, ma no. No. Ok, quindi fase finale. Inizio io, visto che ho iniziato io il round. Puliamo qui i segnalini che adesso non ci servono. Il tuo si è suicidato. Vedete qua, morto. Allora io conseguo aspetti di Kurnot. In una fase finale, se tutti i miei sopravvissuti sono esaltati, ho conseguito quello che tenevi. E faccio anche la fine della caccia. È un ibrido, quindi conseguo solo la prima parte, cioè se un guerriero nemico con una caratteristica di ferite 4 superiore è fuori dai giochi, è morto il leader, quindi altre due glorie per me. Ce ne sono 5 no, ma è sopravvissuto. Elimino questa carta e elimino anche queste qui perché tanto io avrei potuto quasi conseguire una gloria, quasi, però dovevo uccidertene altri due. Ultimo round, devo girare. Prendo due da lì, lo spareggio. Quindi spareggiamo per l'ultimo round, io ottengo un critico e basta. Niente. Quindi il leone attacca lui. Tira tre dadi in cerca di spade. Il leone attacca lui. Leone, lui, lui. Lui, su no, lui. Lui, su di lui. Spade.
un critico e una spada. Non posso pararlo. Quante difese ha lui? Lui inteso lui? No, lui inteso quello lì col freccino. Quindi non lo para perché ha due. No. Quindi, l'ho ucciso? No, no, un danno. Fa poco lui, fa solo un dannino. Il leone? Sì. Allora che sfigato che tu hai usato lui. Allora. Adesso io gioco questa carta, per cui spingo un guerriero amico di massimo 3 esagoni in modo che sia adiacente a un guerriero nemico con una o più, con uno o più segnali di ferita. Quindi 1, 2, 3. Lui si spinge qua in mezzo. Tu hai carte da giocare? Lo spingi dentro. Con questo lo spingi dentro. Massima umiliazione così. Lo butti dentro nella bocca lì con quella. Ma questa? Sì, certo. E con chi, scusami, con no, lui? La carta. Fase delle carte, carta potere. Ah, io ho giocato lì quella per spingere. Okay, cosa dice quella carta lì? Dice che scegli un guerriero nemico adiacente a un guerriero amico e spingilo di massimo un esagono fino a un massimo di esagono addizionale per ogni segnalino ferita che ha il guerriero amico. Ok. Quindi in realtà te ne basta anche solo uno. E cosa fai? Spingi il centauro nel... No. Se la spinta è... Sì, puoi spingere solo di una volta perché nessuno dei tuoi adiacenti. Quindi io prendo una ferita. No, aspetta. Perché solo di uno? Perché ti dice che puoi spingere di uno più un addizionale per ogni ferita. Per ogni ferita, okay. Però non ci sono, quindi. Ok. Tu hai carte, Nico? No. Noi non abbiamo. Tocco io. Quindi hai tu. E io ti attacco. Mm-hmm. Con chi? Ricordati che lui non ha un danno in più. Con lui. Esatto, quindi cosa fai? Lo carichi, perché lo carichi, mm-hmm, non puoi usare l'arco, mm-hmm, per usare il danno in più, quindi lo caricalo. Mi dai un caricamento. Certo. Quindi lui lo muovi, immagino, verso l'obiettivo 4. Ok. Con la carica. E tiri 3 dadi, vade. 3 su 3. Due spade e un critico. Ho usato fisica da difesa. Ha due da difesa. Due critici. Con due critici? Figa, voglio vederla questa. Buona. Anche adesso ti si infila la sedia. Successo! No, lui ha parato. Sì, lo so. Ma io non sono come te. Sono felice se i miei amici vincono. Non è un mio amico. È ancora un colpo, Simo, ti vedo un po' ingombito, no? Dai, sì. Ma come va? Non farmi alzare, che sennò ti tocca allora, la crescita. Tocca a me, no, non posso far più niente. Carte non ne giochi? No. Ti vedo un po'. Ma è inutile che fai il bullo, che tossisci due volte di fila e te la fai addosso. No, sì, ma un po' pallido, sì. Hai visto che... Non è accettabile questa cosa, non è accettabile. Vabbè, ma quindi adesso è tutto in discesa, cioè... Servo 3 dadi. Spade. Una spadina. Te lo... Lo puoi parare. Te lo paro. Con un dado. Parata. Sì, parata. Lui con questo attacco ha falciante, quindi posso bersagliare tutti. Quindi bersaglio anche lui. Ma ho fatto bullo adesso. Una partita di prova, ti rendi conto. Uno. Un critico. Io okay. Paro. Col nero. Col nero ti serve un critico anche a te. Da lui quanti ne tira? Uno comunque, sì. Sono due danni. È niente andato. Quindi lui muore. Tieni un danno. E prendi un gloria tu. Prendo una gloria. Niente carte da giocare per me. Penso neanche per me. Questo volevo lanciarlo. Fisicamente lanciarlo. Ti serve a nulla adesso. Adesso a nulla, ma prima no, sarebbe sì, prima, prima potevi vincere la partita se giocavi questa carta qua. E finiva il video subito, se no. Ma chi lo diceva, Nico? Avrei potuto vincere subito, mi Nico. Sentito. Tocca a me, no. Seconda tua. E ci riprovo. Ma questo qua è quello. Ah no, quello è quello. Con chi okay, ci provi però? In questa situazione, se tu attacchi con lui,
lui ha supporto perché ne ha un altro vicino. Con lui. Se tu attacchi con lui, carico. Carichi in modo tale che lo attacchi e lui non ha supporto. Ok, quindi poi ce l'hai tu il supporto. Così. E tiri. Mi carichi. Sì. Tre dadi e fai due danni. Bianco? Bianco, sì. Tre dadi bianchi. Mi serve un altro dado. Quale? Una spada. Due dadi difesa. Beh, puoi anche prenderlo un piccolo danno una volta ogni tanto. No, parlato. Il cavo ganza. Va bene. Carta da giocare? Mia terza. Lui rifà l'attaccone smulinellante. Un dadi in più. Allora, su di lui. Anzi no. Su di lui. Tu eri più simpatico l'anno scorso. Su di lui. Glielo dicono un po' tutti, però. Niente. Su questo qua. Un critico. Posso parare? Con un critico. Che puoi parare con un critico. Basta. Sì, ho fatto un critico. Ha fatto un critico, sì. Non è vero. Sono due danni. No. Il mio questo? Quello lì col freccino. No. Sì. Il prodotto che è atomizzato. Tieni. Vabbè, no, metti l'acquario, no? Invece li prendiamo. Va bene. Niente carte per me. Tu hai carte da giocare oppure vai con la tua quarta? Con la tua terza? Non ti rispondo nemmeno. Chiedo. Un'altra cosa che ha a che fare con cambiare carte. Puoi scartare una carta obiettivo e ripescarne un'altra. Ma di queste tre che sai che non potrai mai conseguire, ce n'è una che sicuramente non potrai mai conseguire. Perché necessita del leader sul campo, ovvio, ok? E ne pesti un'altra. Magari è un obiettivo che puoi conseguire anche addirittura nello stato attuale in cui sei. Posso sceglierla? No. No. Ok. Vabbè, dal nome, per come sei messa non credo, però... Il massacro totale, come si chiama. Astuzia bestiale. Nessuna, perché... Io nella mia ultima riprovo con... il torello lì. Una spada. Puoi pararla. Parata. Devo essere un po' più negativa perché vedo che i dadi mi danno più supporto. Niente carte per me. Ultima tua. Cambio l'obiettivo. Amo. È la tua unica speranza. Come Obi-Wan. Proprio te lo dico, proprio. Chiaramente. Tipo una roba da 5 glorie. Cos'era? Non so, una roba da 5 glorie. Istruzione, no? Istruzione totale limitata. Ok. Quindi fase finale. Ho iniziato io. Vai. Conseguo. Uccidete i corrotti. Se almeno 3 guerrieri nemici sono fuori dai giochi. Quindi altre 2. Quindi io finisco a 9 glorie. Io finisco 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Più un rituale. Più un rituale. A caso. Se speso vale 10. Dammi 10. In realtà non vale. No, non vale. Le rubi all'avversario. No, cerchiamo di far imparare bene i nostri amici a casa. No, così. Quindi. Beh, allora dammi di più. Non vedo perché. Scusami. Comunque, questo. Warhammer Underworlds Blitzcrane. Cosa abbiamo imparato? Più o meno. Cosa abbiamo imparato? A grandi linee. Cosa abbiamo imparato, Nico, oggi? Che è un bel gioco. Che i critici sono importanti sempre. Sì. Poi. No, cosa abbiamo imparato oggi? Visto che era la tua prima esperienza su Underworld. Che tu non sai giocare. Imbrogli. E a parte questo, no, questa figura? È un bel gioco. Cioè, ma cazzo, ho fatto 3 colpi, ti ho preso, ho fatto 2 critici, dimmi se non imbrogli. Quindi sì, ragazzi, state dicendo che Nico gioca come paesello imbrogliando quando vince. Cioè, se su 10 persone... O c'ha il culo come porta capuana. 10 persone ce l'hanno con te dopo che hanno finito di giocare. Il problema sei tu o gli altri. O sono gli altri. No, è bello. No, è un po' come questa gente che mette i dislike a paesello. È una mentalità un po' scientifica, cioè. Ma quindi no, dici tu un tuo film. No, è molto bello, è divertente, soprattutto giocando col Doc, così
è molto, è molto no, divertente, è bello. È un po' da capire, nel senso che ci vuole un attimo, però è divertente. Già solo anche non capendo un cazzo è divertente. Quindi figurati capendo qualcosa quanto possibile. Sì, sì, io non ci capisco niente di sto gioco, comunque quello lo gioco. No, vabbè, no, a me è piaciuto veramente. Seriamente parlando è bello. Poi bene, giocando con qualcun altro sicuramente grazie. Quindi, se volete vedere altre partite di Underworld, pensateci due volte prima di scriverlo nei commenti. No, scherzi a parte, se volete vedere altre partite di Underworld o anche di... Sì, sono le alette di Sanguinius che ancora, andato per segno ovunque. Comunque, se volete vedere altre partite di Underworld oppure di altri giochi per dare in faccia all'altra rubrica magari di Batrap, qualcuno con i brillantini. Anche con i brillantini, fateci sapere, lasciate un commento qui sotto. Comunque, come al solito, campanellina per vedere ogni aggiornamento sui nostri nuovi video. Seguiteci su Facebook, su Instagram, mettete dislike al paesiello. No. E alla prossima! Sì. 4. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, io mi dissocio, ovviamente. E beh, mi dissocio da questa affermazione sui dislike alla storia del vecchio mondo. Per ogni dislike a paesiello una tazza della guida in omaggio, ragazzi. Non è vero, non è vero. Per ogni se volete dislike, per ogni dislike una tray e una tazza. Per ogni dislike a un video del paesiello si salverà un bambino e adotteremo un cane. Non è vero, ragazzi. Diffondete l'hobby perché è la cosa più bella del mondo. Diffondete il verbo. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao.